Capitolo 14, versetto 15. Uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani come voi, e vi predichiamo che da queste vanità vi convertiate al Dio vivente, che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Genesi, capitolo 1, versetto 2. La terra era informe e vuota. Le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Questo versetto mi ha colpito molto. Riguarda la condizione dell'uomo. Lui è ingannato dal peccato e crede alle menzogne del maligno. Pensa di essere nato da uno scoppio dell'atmosfera e che discendiamo dalle scimmie. Tutto questo è falso, perché dice chiaramente che lo Spirito di Dio aleggiava e governa sulla superficie delle acque, quando ancora la terra era senza forma. Così in un altro passo è scritto: «Uomini, perché avete fatto queste cose? Siamo amati dal nostro Creatore. Lui vuole che noi ci ravvediamo delle menzogne che diciamo e che torniamo nelle mani sue, che ci ha fatti e ha fatto tutto intorno a noi, per il nostro bene». Seconda Pietro, capitolo 3, dal versetto 5 al versetto 9. Ma costoro dimenticano volontariamente che nel passato, per effetto della parola di Dio, esistettero dei cieli e una terra tratta dall'acqua e sussistente in mezzo all'acqua, e che per queste stesse cause il mondo di allora, sommerso dalle acque, perì, mentre i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi. Ma voi, carissimi, non dimenticate quest'unica cosa: per il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni sono come un giorno. Il Signore non ritarda all'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Atti, capitolo 14, versetto 15. Uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani come voi, e vi predichiamo che da queste vanità vi convertiate al Dio vivente, che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Sì, io sono amato. Sì, io sono amato. Sou